Completata la prima parte di Arrivi il Pescara, adesso prova ad accelerare sugli altri obiettivi di mercato, che tuttavia non saranno così semplici da concretizzare, a partire dall'attaccante, che ad oggi rimane una delle priorità insieme al rafforzamento del pacchetto dei difensori. Su Dionisi il Delfino si è mosso per tempo, ma la situazione contrattuale del 33enne del Frosinone in scadenza 2021 fa gola a molti, perché il prezzo per una punta che invia una certezza potrebbe essere contenuto. I ciociari non rischieranno di perdere a zero e possono monetizzare solo in questa finestra di mercato. Di mezzo c'è la forte concorrenza del Venezia, ma il Pescara può imbastire con i gialloblu di Stirpe un maxi affare che comprenderebbe anche il ritorno in Abruzzo di Francesco Zampano, che è in uscita e che non ha preso parte all'amichevole di sabato contro la Lazio, nella quale invece Dionisi ha giocato per gli interi 90 minuti. Scelta particolare quella del tecnico gialloblu, poiché se è vero che per l'amichevole contro i biancocelesti aveva in attacco una coperta corta, ha comunque scelto in un test importante del precampionato canarino di far giocare l'intero match ad un giocatore che dovrebbe andare via in questa sessione di mercato. Come ha visto Dionisi? Guarda, anche lui ha fatto un po' fatica, ha fatto qualche giocata a Dionisi, però è normale che le punte oggi hanno faticato un pochino, perché quando ricevevano poi avevano da fare altri 50 metri per arrivare alla porta loro, perciò non era facile, soprattutto, ripeto, per la condizione fisica del momento. Come mai Dionisi 90 minuti e non Trotta? Perché l'ho vista così, perché volevo vedere l'altra coppia, a volte li cambio per vedere la coppia come sono tutto lì. Un segnale al Pescara dunque, che per arrivare all'attaccante occorrerà trattare e continuare ad avere pazienza. Peraltro proprio sabato c'è stato il debutto in maglia Frosinone per un ex biancazzurro come Castanosso. Non solo attacco però, perché i rinforzi occorrono anche in difesa e le piste sono davvero tante, dalla coppia Tuiantei del Benevento, passando per Pisacane del Cagliari e Bocchetti del Verona, per rimanere nell'ambito dei calciatori più esperti, fino ad arrivare ai giovani delle primavere di Serie A, con le quali tuttavia va trovato un accordo. Quello che il Pescara cerca con la Juventus, per riportare in biancazzurro l'esterno Nando del Sole, di proprietà del club bianconero. Intanto mercoledì, dopo la prova al San Paolo contro il Napoli, per il Delfino testa alle 18 a Pineto contro la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli. E sempre il Mariani Pavone, sabato pomeriggio, sarà teatro del triangolare con i padroni di casa di Amaulo e la Vastese, un remake dell'impegno dell'estate scorsa che si giocò allo Stadio Aragona.